Ciao! Benvenuti in un nuovo video. Se vi state chiedendo che credibilità avrò con le orecchie da volpetta, deliziose, sono deliziose, deliziosamente deliziose, sì. Prese su Shein. A proposito, non vi parlo mai degli acquisti su Shein, ma questo è un altro video. Dunque, oggi invece vi voglio parlare di questo mascara dei Urban Decay, è il Lash Freak o Freak, non so, mascara. Dunque, prima di tutto vi dico il prezzo perché 9,5 ml viene 30 euro esatti sul sito di Sephora. Allora, dunque, intanto è super super chiacchierato perché è un mascara da un applicatore molto particolare. E adesso ve lo mostro, se no cosa sto qui a fare. Ma prima vediamo cosa dice. Dice di essere smudge proof, flake proof. Insomma, tutto proof, 23,6 per di volume. Dunque, andiamo a vedere Freaky Volume Mascara Volumizzante. Esatto, andiamo a vedere prima di tutto da questo applicatore così innovativo. E ve lo devo dire, sì, è davvero innovativo. Ci vuole un attimo per capirlo, non è proprio così facile. Aspettate che lo pulisco e ve lo mostro. Allora, eccolo qui. Vedete anche voi che è stra particolare. Ha questa parte, questa qui che è in plastica liscia, ok? Poi ha la parte con questa qui, eccola. Con i dentini, no, scusate, non voglio toccare il mascara, quindi uso il beccuccio. Con questi dentini, che però va a dividerle molto bene. Comunque, vi ho fatto l'applicazione, quindi lo vedrete. E poi ha la particolarità di questa pallina in punta, eccola qui, che va a definire bene le ciglia e a dividerle. È inutile che sto a cercare di spiegare così. Teoricamente, perché vi ho fatto le clip per farvi vedere la pratica. Allora, prima cosa che vi devo dire, che non c'entra con il mascara, ma profuma tanto. Io non ho gli occhi particolarmente sensibili, profuma, quindi se avete davvero gli occhi molto sensibili ai profumi, attenzione in questo caso. Poi dice di essere un mascara volumizzante. Effettivamente avete visto che con le... A proposito, avete visto che cosa? Clip. Ed eccoci al primo aggiornamento. Allora, sono le 14:10. Non ve l'ho detto, ma ho messo sul mascara che erano verso le 10, 10 e mezza, perché poi dopo dovevo fare dei giri. Come si può notare, sono stata in città e c'era un po' di nebbia. Sì, di nebbia in Valpadana ne abbiamo alla grande e quindi mettiamo alla prova anche la durata, anche se non è waterproof. Ho preso la scatola che dice di essere un mascara ed è Frecchi Volume mascara volumizzante e before after, ok, ma noi andiamo a guardarlo. Allora, vediamo subito una cosa, subitissimo notata, ma non è un problema, anzi assolutamente. Dunque, il mascara è rimasto bello intenso.
Volume, sì, ne dà di volume e dà anche lunghezza, dà molta lunghezza. Però attenzione, dunque, le ciglia sono belle separate, non perdono grumi, non perdono niente. Però attenzione, perché sono molto lunghe e vanno, se mi chino ad esempio, perché ad esempio ho fatto degli acquisti, quindi mi sono chinata nella borsa, va a toccare qua e qui. E qui perché? Perché con la nebbia si è inumidito e quindi facendo così macchiava. Una cosa che si risolve assolutamente. Guardate, anche a mano viene via. Ecco, visto? Posso farlo anche di là. Quindi, anche se siete in giro, si risolve. Però sì, acqua proprio non la vuole vedere perché con l'umidità, forse anche la nebbia che è molto umida persiste sulle ciglia, non è waterproof, quindi non è tra le cose promesse, quindi però l'incurvatura c'è, il colore c'è, vedete proprio dove va a toccare va a macchiare perché era già in nebbia, che ci sta da dirvelo perché con la pioggia ad esempio potrebbe succedere. Quindi se vi bagnate il viso con la pioggia, subito dopo non chinatevi in modo che le ciglia tocchino. Se sudate, stessa cosa, non lo fate. Se qualunque motivo, non lo fate. Insomma, non è waterproof, non dice di essere waterproof e abbiamo assicurato che non è waterproof. Comunque ci vedremo con il terzo aggiornamento. Ok, ed eccoci qui con l'altro aggiornamento. Allora, non guardiamo lo stato pietoso di tutta la base, perché comunque ho fatto il mondo nel mentre, perché oltre ad esserci la nebbia tutto il giorno, ed ho scaricato della legna e messa via in legnaia, insomma, ho sballottato della roba, quindi ok. E dunque 19 e 25, quindi possiamo guardare come ho messo il mascara. Se avessi fatto un test matita, l'avrebbe superato a pieni voti perché la matita non si è mossa da lì. Ma noi ci dobbiamo guardare il mascara. Allora, la curvatura c'è ancora, cioè si vede. Ecco, di nuovo possiamo rivedere che ha macchiato di nuovo, quindi probabilmente ho ripreso della nebbia e ha macchiato di nuovo. Vediamo, non ho pezzetti più di tanto sotto, quindi non si sgretola tanto. Proviamo piano, eh. Non resta niente, pianino. Si sente che è corposo, quindi il fatto. E qui è rimasto qualcosina in più. Il fatto di aver preso umidità tante volte non ha aiutato perché si sente che c'è, però sugli occhi non dà assolutamente fastidio. E a questo punto direi che possiamo fare anche il test acqua. Direi che non l'ha superato assolutamente. No, direi proprio di no. Ma a questo punto noi non siamo contenti di ciò, quindi cosa facciamo? Andiamo a struccarlo comunque sì. Cioè. No, si scioglie proprio. Con un po' d'acqua si scioglie. Assolutamente non è waterproof, ma non contente. Adesso andiamo a rimuoverlo direttamente. E rieccoci allora. Sto usando la Micellar Air di Nivea, cotton pad ovviamente in cotone, in fibra. Andiamo a mettercene un po'. E guardiamo. Effettivamente viene via bene. Direi di sì, ok. Vediamo. Sì, direi che si è rimosso completamente e quindi da questo lato ci piace. Direi che ufficialmente in queste condizioni, perché sta anche colando sotto la parte bagnata, ed è posso ufficialmente dire.
Fine testo. Avete visto ora che oltre a volumizzare è bello nero, molto bello nero, e quindi oltre all'effetto volumizzante, perché comunque ha una formula corposa che va bene a stendersi sulle ciglia, quindi dà più volume alle ciglia, giustamente, ma è anche molto allungante, con poche passate è molto molto allungante, c'è proprio un effetto wow. Anche solo per il giorno, una passata, bello nero, bello wow. Se ne fate di più, super wow. Con la parte a pettinino, questa. Con la parte a pettinino si va ad applicare su tutte le ciglia e poi con la parte a punta si dà definizione, si separano, si dividono. Davvero un bel effetto, mi è piaciuto. E cos'altro devo dirvi? Perché abbiamo fatto il test su strada. Ve l'ho mostrato anche la confezione, se lo volete riconoscere. Anche perché così tanto c'è la clip con i voti, mica per tanto. Però ora veniamo al test che vi ho fatto vedere. Dunque, questo mascara ha una formula che mi piace, sì. Durante il giorno non si secca, non si sgretola, non crea grumi e oltretutto non si sgretola, non mi lascia i pezzi sotto. Altra cosa, se tocco le ciglia non vengono via i pezzi, quindi bella, resistente per quello. Ma attenzione perché teme l'acqua in una maniera assurda. Quindi occhio che lacrima, vento, lacrima assolutamente non parliamone, ma oltretutto io l'ho testato. Con il sudore neanche tanto veramente, però l'ho testato in un periodo che c'era la nebbia fuori, quindi non pioveva, non c'era la nebbia, quindi tanta umidità, poi Valpadana di nebbia ce n'è alla grande, però questo mascara così allungante ho notato che andava a macchiarmi con la nebbia, cioè la parte... L'avete visto nella clip, è inutile che ve lo ripeto, proprio la parte qui dell'occhio. Perché? Perché il mascara era così lungo, mi faceva le ciglia così lunghe, che se facevo così andava proprio a toccare. Ed essendo umidino, perché con la nebbia si era diventato più cremoso, mi andava proprio a macchiare. Veniva via facilmente, dopo si rimuoveva, però c'era da stare attenti, perché ad esempio voi siete in giro, c'è un po' di nebbia oppure c'è una pioggerellina e poi siete, basta che abbassate lo sguardo, tac, tocca e macchia, come se fosse ancora bagnato, se non fosse, come appena applicato, ancora bagnato. Ecco, questo era l'unico effetto che, insomma, perché sudore non mi dà troppi problemi, però occhio che lacrima con il vento, con l'allergia magari primavera, oppure con appena un po' di pioggia, non parliamo in inverno, non è che regga più di tanto. Teme l'acqua, teme tantissimo l'acqua, ma io sto leggendo qui ed effettivamente volumizzante, definisce e tutto quello che volete, ma no, non è un mascara waterproof, né acqua resistant, water resistant, no, non dice proprio questo. Quindi l'effetto, provo ad avvicinarvela. L'effetto che mostra effettivamente è di ciglia super allungate, super volumizzate, cioè si vede il prima e dopo, è inutile. Però attenzione, attenzione solamente a questo. So che c'è la mini taglia in giro di questo mascara, quindi magari se volete provarlo, provate la mini taglia. Se avete un occhio che tende a lacrimare o de... Abitati in un posto dove comunque tende ad esserci vento oppure nebbia oppure pioggia. Ecco, e per altri motivi, se no, sarebbe più conveniente quello full size, se volete provarlo. Tanti hanno detto che questo applicatore è particolare e anche scomodo. Io sinceramente ne ho trovati di più scomodi. Questo sì, è particolare, è particolarissimo, io non ne avevo mai visti così. Però ne ho trovati di simili dopo che hanno cercato di uguagliarlo, comunque di andargli dietro, e non li ho trovati altrettanto performanti. Questo è davvero performante. Ci prendete un attimo la mano, super. Diciamo che le prime volte sarà impossibile non macchiarsi, quindi prendetevela con calma. Dopo imparate ed è semplicissimo da fare, però le prime volte
non se dovete poi andare a uscire subito. Prendetevela con calma, le prime volte si impara e poi davvero è facilissimo. È anche più facile quasi degli altri. Comunque, ora tocca a voi, fatemi sapere qui sotto nei commenti se l'avete provato, come vi siete trovate, se avete trovato utile questa recensione, se vi piacciono le mie orecchiette, tutte queste cose, insomma. Ed io spero vi sia stata utile e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!